Tutto quello che state per sentire è al 100% reale e proviene da un fatto di cronaca realmente accaduto. Per questo motivo vi chiedo di ascoltare attentamente e di non mancare di rispetto a nessuno nella sezione commenti. Questo caso è recentissimo e a noi utenti abituali di internet ci colpisce particolarmente da vicino. Se siete pronti, possiamo iniziare. Siamo negli Stati Uniti, precisamente nello stato di New York, nella piccola cittadina di Utica. È il 2002 e Kim Devins, una ragazza di 17 anni, rimane incinta di quella che poi sarebbe stata Bianca. Il padre era Mike, il suo tra virgolette fidanzatino delle superiori. Quando aveva scoperto di essere incinta era terrorizzata, ma alla fine decise di tenere il bambino. Bianca nasce quindi il 2 ottobre del 2002, ma non ha subito un'infanzia felice. Nel 2010 Kim e Mike si erano lasciati per la prima volta. A suo dire Mike era emotivamente abusivo e la polizia di Utica ha confermato che Kim aveva segnalato diverse volte dei casi di violenza domestica. Quindi mentre cresceva Bianca diventava sempre più protettiva nei confronti della madre e sempre più arrabbiata nei confronti del padre. Nel 2015 Mike se n'era andato, tagliando completamente i contatti con Bianca. Quando voleva era un buon padre, ha detto Kim. Quando non voleva non lo era, era fuori di testa. Purtroppo però per Bianca questo è solo l'inizio della breve ma tortuosa e sofferente vita che ha avuto. Nel 2016 in Bianca c'è un cambiamento radicale del comportamento. Non guarda più negli occhi le persone, non riesce mai ad essere attenta e sta sempre per i suoi pensieri. Non si relaziona più con i suoi coetanei e soprattutto la Bianca, curiosa ed entusiasta di imparare, scompare. E tutto ciò non migliora con l'inizio delle superiori. Fino a quel momento Bianca era una ragazza popolare, anche se si parlava sempre di scuole medie ed elementari. Ma qualcosa cambia con l'inizio delle superiori. Va in una scuola pubblica da oltre 2700 studenti e viene vista subito male dai suoi compagni di classe per i comportamenti strani che prima vi ho elencato. E quindi spesso la emarginavano o peggio ancora la prendevano in giro. La insultavano perché spesso in classe aveva attacchi di panico o si metteva a piangere, oppure per la sua altezza, per 1,80 m, oppure per il colore della pelle, cioè troppo chiara, ma che cazzo. Bianca a questo punto sviluppa un'ansia sociale talmente grave che la madre Kim decide di non mandarla più a scuola. E in questo momento inizia un periodo dove Bianca gira tutti i migliori psicologhi dello stato di New York per capire cosa abbia. Ma è anche qui che comincia, non andando più a scuola, a rifugiarsi online. Comincia infatti nei primi mesi del 2017 a parlare con sconosciuti online con diversi alias. Su Snapchat era Virgo Venus, su Discord era Xanax, su Instagram era Oxycontin e su 4chan, un sito se ne lo sapete dove si possono postare immagini e opinioni in completo anonimato, si firmava con Oxy. Ed è proprio su 4chan che Bianca riscuote un po' di fama. Era difficile che delle ragazze scrivessero quotidianamente su 4chan e quindi ogni volta che ne capitava una, decine se non centinaia di uomini la salivano per corteggiarla. Molto spesso uomini sulla quarantina, a ragazze come nel caso di Bianca di 15 anni. Questi uomini sono chiamati orbiters. Tenetevelo bene in mente perché sarà fondamentale questo aggettivo. E spesso le ragazze tra virgolette vittime di questi orbiters ricevevano tanti regali da loro, che spesso erano droghe, armi, alcol, cose mi verrebbe da dire illegali, ma in America sono legali. Quindi Bianca in particolare incontra su 4chan un ragazzo chiamato Rob. Qui siamo a circa marzo-aprile del 2017. Bianca scrive in una board di 4chan di incontri di sesso e trova Rob e concordano il tutto, ma dopo aver consumato il rapporto, nonostante dovesse essere solo quello, nasce un amore vero e proprio tra Bianca e Rob, che però altro non è che una relazione tossica. Infatti Rob è un ragazzo problematico proprio come Bianca. Infatti gli psicologi non
riescono a capire cosa abbia Bianca fino a circa l'autunno del 2017, dove viene diagnosticato il disturbo borderline della personalità e una grave depressione. Intanto la storia con Rob continua tra molla e torna fino a quando non succede un qualcosa di gravissimo. Gennaio 2018. La storia con Rob finisce per l'ennesima volta, poiché Bianca lo ha accusato di flirtare con altre ragazze online. Rob si era vendicato mandando a certe persone che conosceva su Discord alcuni video pornografici girati da lui e Bianca. Bianca, che all'epoca aveva 15 anni, ovviamente senza il suo consenso. I video erano arrivati a Bianca, che ne ha parlato con sua madre. Avevano quindi denunciato Rob alla polizia. Rob a questo punto minaccia Bianca di suicidarsi. Lei quindi, spaventata, ritira la denuncia e si rifiuta di collaborare con l'indagine. Nonostante questo evento, Bianca e Rob tornano insieme di nuovo, ma questa volta Bianca supera completamente il limite. Infatti comincia a scappare di casa più volte per andare da Rob. Pensate che è stata denunciata scomparsa più di 5 volte nel giro di 4 mesi. Kim a questo punto non sapeva più che fare, poiché la salute mentale di Bianca peggiorava sempre e sempre di più. Si rifiutava di parlare e di mangiare. Non usciva di casa da mesi se non per scappare da Rob. E in tutto ciò su 4chan comincia ad essere odiata da molti. Infatti alcuni utenti di 4chan scrivono: "Sfrutta ragazzi per droga e sesso. Si scrive con 15 ragazzi allo stesso momento." Vi chiedo di prendere con le pinze queste affermazioni, perché sono state scritte da incel, persone che passano tutta la loro giornata ad insultare il prossimo. Quindi è probabile che fossero cattiverie scritte senza un motivo, che magari non erano neppure vere. Infatti Kim afferma che oltre Rob nessun ragazzo era mai andato a casa di Bianca, ma oltre ciò Bianca sprofondava sempre di più nel fondo del barile della depressione. Scappava di casa così tante volte che la notte i poliziotti di Utica si mettevano dietro alla finestra della stanza di Bianca per verificare che non uscisse, ma lei riusciva sempre a scappare. Un giorno scappa nuovamente di casa e va sempre da Rob e scompare per 9 giorni. Quando viene ritrovata in un bosco, comincia a correre fino alla strada più vicina e si cerca di far investire. Dopo questo avvenimento viene giustamente ricoverata in un ospedale psichiatrico il 5 maggio del 2018. Di questo periodo abbiamo moltissime informazioni, poiché sul suo account OxyContin comincia a pubblicare moltissimi post al giorno. E questo è quello che sono riuscito a ricostruire. Il 5 maggio del 2018 viene ricoverata in un ospedale psichiatrico dove non mangia né parla con nessuno. Torna a casa in seguito il 10 maggio del 2018, ma il 13 maggio scappa di nuovo per andare da Rob. Viene poi nuovamente catturata e riportata a casa il 17 maggio. A questo punto viene forzata a parlare con una psicologa tutti i giorni. Con questa psicologa Bianca in realtà si trova molto bene e anzi si apre con lei e le racconta di come ogni notte fantastichi di salire sulla montagna che vede dalla finestra di casa sua e buttarsi di sotto. A questo punto viene nuovamente ricoverata in un ospedale psichiatrico il 2 giugno sempre del 2018. Lì si trova molto bene, infatti afferma di sentirsi per la prima volta dopo tanto tempo felice. I suoi familiari la visitano ogni settimana e le persone che hanno fatto la terapia con lei la rendevano felice. Bianca finisce la terapia a settembre del 2018. Torna a casa e dice a sua mamma: "Sono la persona più felice del mondo." Ma dopo nemmeno 10 giorni dal ritorno scappa nuovamente di casa. E a questo punto Kim non sa davvero più che fare e quindi fa tornare Bianca in un altro ospedale psichiatrico per altri 6 mesi.
mesi, quindi fino al febbraio del 2019. Anche in questo caso Bianca si trova molto bene nell'ospedale psichiatrico, amicizia con tutti e ripete ad ogni visita settimanale dei genitori che è felicissima. Passa lì il Natale del 2018 e torna a casa il 7 febbraio del 2019. E tornando a casa i suoi genitori si rendono conto che effettivamente era cambiata. Aveva chiuso definitivamente i rapporti con Rob, tornata ad essere felice, ha smesso di avere i sintomi della depressione ed era entusiasta di continuare la sua vita. Così tanto entusiasta che dopo 2 anni dall'ultima volta torna pure a scuola. Si fa finalmente degli amici reali e non usa più social tossici come 4chan. Bianca quindi si diploma ufficialmente nel 2019 e si iscrive al college di psicologia. Quello che avrebbe voluto fare nella vita era aiutare persone bisognose, proprio come lo è stata lei per 2 anni. E scrive su Instagram un messaggio alla madre e alla famiglia che veramente mi fa sciogliere il cuore. Non sono potuta essere con voi la scorsa estate. Avrei dovuto passare del tempo con mia madre e con la mia matrigna e mi dispiace di non esserci riuscita. Quindi mi sono photoshoppata in foto dove avrei dovuto essere lì con voi. Voi ci siete sempre stati per me e so che voi date sempre il massimo per me. Quando ero nel mio momento peggiore, voi eravate con me. Anche se non fisicamente, poiché ero in terapia, mi chiamavate tutti i giorni e mi visitavate ogni volta che potevate. Un sacco di altre persone lì non avevano la mia stessa fortuna di avere genitori così disponibili. Mi dicevano sempre che ero fortunata per avere genitori così, eppure spesso vi ho trattato male. Ho imparato tanto in questo periodo e ora vi amo più che mai. Tu mamma mi hai inviato una lettera e hai scritto così tanto che la firma era fuori dalla pagina. Ho pianto 5 volte in 30 minuti dopo averla letta. Ti amo anche a te, nonno. Nonostante tu non ci capisca niente su come si usa un telefono e dei miei problemi, hai capito che stavo male e hai cercato di aiutarmi e mi hai aiutato. Con amore, Bianca. Ehi, trattenete le lacrime perché sta per arrivare la parte disturbante della storia. Bianca, nonostante non usasse più i social come prima, parlava e conosceva ancora persone online. Uno dei ragazzi che aveva conosciuto si chiamava Brandon Clark. Bianca conosce Brandon nel maggio del 2019 su Instagram. Diventano subito molto amici. Bianca si apre con Brandon e Brandon si apre con Bianca. E quasi subito si incontrano dal vivo. Non diventano mai più di dei semplici amici. Brandon però è molto innamorato di Bianca e prova più volte a chiederle di mettersi insieme a lui. Bianca in questo periodo sta pensando solamente al college e al suo futuro, quindi preferisce non fidanzarsi per ora. E alla fine entrambi accettano che sarebbero rimasti dei semplici amici. Secondo Kim, Brandon era un bravo ragazzo, ma avvertì Bianca perché lo considerava un po' troppo ossessionato con lei. Ma Bianca tranquillizza sua madre e le spiega che è normale e non è ossessionato con lei. E proprio per questo motivo la convince a farla andare al suo primo concerto. E verrà accompagnata sia all'andata che al ritorno proprio da Brandon Clark. Ma Kim purtroppo non sa che Bianca da quel concerto non tornerà mai più. Ore 12, arriva Brandon e Bianca saluta sua madre prima di partire per questo concerto a New York. A questo concerto, oltre Bianca e Brandon, c'è un altro ragazzo che Bianca ha conosciuto su Discord, la cui identità è stata tenuta nascosta, che chiameremo Alex. Bianca e Alex è da un po' che si sentono su Discord e decidono di incontrarsi dal vivo proprio a quel concerto. Alex non aveva ancora dato
il suo primo bacio e Bianca trovava questo fatto carino. Ne aveva parlato con Brandon riguardo questo incontro e Brandon alla fine accettò. Ore 17:30, Bianca e Brandon arrivano al concerto di Nicole Dolan-Ganger dove incontrano Alex. Il momento dell'incontro viene ripreso e questa è una clip ufficiale del momento. Ore 19, il concerto inizia, si divertono e hanno una bella serata. Ma Bianca, più che stare con Brandon, sta con Alex. E la serata di loro due si conclude con due baci, che Brandon vede in lontananza. Ore 23:30, il concerto finisce e quindi Alex e Bianca si salutano. Bianca torna da Brandon che l'avrebbe dovuta accompagnare fino a casa. Kim sapeva già che sarebbero tornati molto tardi o molto presto, dipende dai punti di vista. Brandon sembra molto arrabbiato con Bianca, ma niente di che. Ore 5 del mattino, abbiamo una conversazione tra Bianca e una sua amica su Discord, dove Bianca parla del concerto e parla di come Alex profumi molto, ma anche di come Brandon ascolti musica triste alla radio e anche del fatto che sia molto arrabbiato con lei poiché ha visto il bacio tra lei e Alex. A questo punto Bianca si addormenta. Ore 5:40, Brandon pubblica una storia su Instagram con la caption "Here comes hell, it's redemption, right?" Ore 6:10, Brandon improvvisamente cambia rotta e si dirige verso un vicolo cieco. Parcheggia la macchina, scende dall'auto e comincia a registrare un video. Prende dal bagagliaio un coltello molto affilato. Entra di nuovo in macchina, sveglia Bianca, che all'inizio è molto confusa e spaventata vedendo il coltello che impugna Brandon. A questo punto Brandon comincia a fare una ramanzina su come lei lo abbia tradito baciando Alex, ma Bianca gli ricorda che erano solamente amici e non fidanzati e minaccia Brandon di tornare a casa da sola a piedi. A questo punto sappiamo che Brandon le dà uno schiaffo molto potente e prima che Bianca possa dire qualsiasi cosa, lui le taglia la gola di netto, registrandola fino all'ultimo respiro. A questo punto comincia a fare delle foto del corpo di Bianca e le pubblica su Discord, scrivendo: "Scusate stronzi, dovrete trovare qualcun'altra su cui orbitare." Ricordate, no? Gli orbiters. Lui le continua a fare altre foto e le pubblica su Instagram e Snapchat. A questo punto scoppia il panico perché molti riconoscono Bianca e arrivano centinaia di chiamate al 911 segnalando la morte di Bianca. Tra cui una di Brandon stesso. Alla fine Brandon verso le 8 del mattino viene finalmente rintracciato dalla polizia. A questo punto Brandon, mentre vede i poliziotti arrivare, cerca di suicidarsi col coltello, ma fallisce e si crea solo un piccolo taglio superficiale. Viene a questo punto chiamata l'ambulanza e Brandon Clark viene ufficialmente arrestato per l'omicidio di Bianca Michelle Devins.